po' quella linea rispetto a quanto ha detto il Presidente. Proloquo è sussidiarietà nei confronti della pubblica amministrazione, solito interesse a valutazione territoriale, la rete della comunità con un ente che non ha fine di lucro, ma che mette in campo un servizio civile per il territorio. Questo è un elemento importante perché la partecipazione attiva del cittadino alla vita pubblica, all'amore per il territorio, a un interesse diciamo, di valorizzazione culturale e di conseguenza turistica, e devo dire che non per questo meno professionalizzata. Se parlavi prima del Festa Paganiano di Calma, possiamo parlare di Orci di Pignone, possiamo parlare della Festa di Uva di Bezzano, tutte grandi manifestazioni che nascono dal volontariato, dal proloquo e che l'Infiorata di Brugnato, e tutte queste manifestazioni creano oggi un volano turistico di conseguenza economico per il territorio. Quindi un elemento importante anche per capire l'evoluzione del volontariato a favore non solo del territorio ma anche dell'economia. Questo quarto settore che mette in campo risorse di cittadini per sviluppare nel territorio un'economia virtuosa. Per noi le proloco cosa sono? Sono un aiuto, sono un sostegno, sono una proposta. Le proloco gestiscono gli uffici di informazione turistica, le proloco aiutano diciamo, alla ricerca del territorio, dell'identità, delle ricerche etnografiche, progetti messi in campo per il territorio. Sono il proloco per noi uno strumento con cui poter lavorare, collaborare, una proposta e anche un fungo a lavorare meglio. Questo molto di più nei piccoli territori. Nei piccoli territori la proloco rappresenta una vera azienda speciale per il comune, rappresenta un valore aggiunto, rappresenta la partecipazione, però devo dire che l'interesse sta crescendo. In questi anni non soltanto ci sono state nuove proloco, come poi diciamo, vedrete anche nei report, ma c'è interesse per costruirne ancora di nuove. E quindi un interesse diciamo, verso questa formula associativa, che è una forma associativa di aiuto al territorio. Su questo crediamo molto e crediamo che il coordinamento che viene attraverso l'UPI, che è l'associazione delle proloco, e il riconoscimento che viene dalla provincia, proloco si costituisce, dopo due anni di attività si può essere riconosciute e si ha diritto quindi ai finanziamenti su base regionale, ma soprattutto le proloco hanno una capacità costante di coinvolgimento. Noi non possiamo più permetterci nessun progetto senza la partecipazione dei nostri cittadini, neanche del turismo. E quindi è un elemento che vale per gli altri territori, ma molto di più del nostro territorio, dove abbiamo un turismo che è composto prevalentemente di extraterritoriale, di turismo diffuso, ormai non ci sono più i territori vocati al turismo, tutto il territorio è vocato al turismo, tutte le comunità attraverso la loro identità possono essere uno stimolo per il turismo. Tutta la ricerca dei prodotti, della gastronomia, delle manifestazioni diventa un elemento di identità unica, non riproducibile, che spinge le persone a venire sul nostro territorio. Il nostro territorio unico grazie anche al lavoro di tutte queste persone. Se io dovessi calcolare il lavoro economico che mettono in campo questi volontari per il turismo, che mettono in campo questi volontari per la cultura, nessuna amministrazione avrebbe le risorse per poter diciamo, pagare tutte queste persone. Non c'è quindi il valore diciamo, del turismo che possa essere equiparato a quello che spingono oggi le proloco. Ecco perché, partecipato al Presidente, lo porteremo diciamo, nel loro congresso regionale, che siamo contenti che avremo su questo territorio, perché senza nulla togliere diciamo, gli altri territori, abbiamo proloco particolarmente vivaci, un coordinamento particolarmente capace e nello stesso tempo anche che ha saputo mettere progettualità a disposizione anche per gli altri territori della Liguria. Quindi un riconoscimento anche al lavoro fatto da Giorgio, dal proprio nostro territorio, perché il congresso si tenga qua. Ne siamo particolarmente felici. Come dicevo, tutto questo valore verrà riconosciuto dalla provincia. Vogliamo riconoscere all'UPLI sede all'interno diciamo, degli uffici del turismo. Sottoscriveremo con l'UPLI un accordo di programma che mette diciamo, in condizioni di
di dare servizi, di garantire, diciamo, servizi, perché oggi già l'UPI, le PROCO per noi, anche quando, diciamo, non sono convenzionate, danno servizi per il turismo e per il territorio. Questo è un elemento importante, è una sussidiarietà vera, quello che noi riteniamo un valore aggiunto di una comunità. Spesso si parla di sussidiarietà come elemento, diciamo, di altro mercato, in qualche modo. Qualche volta siamo abituati a concepire le associazioni come un'elusione, diciamo, della fiscalità o un'elusione, diciamo, di un'attività economica. In questo caso no, stiamo parlando veramente di volontariato puro a disposizione del territorio che va riconosciuto, valorizzato e in qualche modo anche gratificato. Io penso che la sede dell'UPI sia proprio la sede della provincia, sia negli uffici del turismo, perché nessuno come l'UPI, nessuno come il Proloco ha quel diritto di stare, diciamo, ogni giorno a lavorare per il turismo a fianco di noi, a fianco nostro, perché ogni giorno noi portiamo avanti quel progetto, che è il progetto territoriale.